ragazzi, come abbiamo fatto con One Piece, che l'abbiamo colorato perché aveva vinto nel sondaggio con Hunter x Hunter contro Hunter x Hunter, andiamo a colorare il nostro Diabolik, visto che a questo giro ha vinto il Diabolik. Andiamo a colorare una pagina, avete scelto voi di far vincere Diabolik contro il nostro Tex. Avrei preferito sinceramente il Tex perché è molto più colorabile. Naturalmente questa è stata una trilogia di Diabolik che a me è piaciuta, ecco. Allora, Diabolik non è che mi faccia impazzire da dire non posso farne a meno, però insomma si lascia leggere, ancora un fumetto popolare, ne abbiamo già parlato, 3 euro, insomma si può fare ogni tanto, no? Io ho preso tutta l'Anastatica perché sono un amatore delle rilegature. Preso fino al numero 50 e ho voluto prendere una stagione, quindi andiamo a colorare, anche se ho fatto difficoltà perché insomma ho scelto questa pagina dove volevo colorare i due protagonisti, quindi questa. Avrei voluto scegliere altre pagine, ma vi posso assicurare che insomma non è che mi faccia impazzire questo tratto, non l'ho trovato così fantastico nel tratto, devo essere sincero, ma è una questione di abitudine, almeno questa storia in particolare non ho trovato delle scene che mi hanno fatto gridare oddio che bello da colorare, a parte questa figura femminile molto molto manara, vedete questa. E quindi ero indeciso se colorare questa, però visto che stiamo parlando di Diabolik, andiamo a colorare questo Diabolik. Io qua metterò un cartoncino, come vedete la volta scorsa, per non rovinare pagine dietro. L'ho forzato naturalmente qua perché sennò non aprivo l'albo. Non vi scandalizzate, sto semplicemente colorando una pagina di un fumetto, ok? Quindi andiamo a colorarla, andiamo anche a presentare, se voi andate, insomma, c'è una catena di negozi tipo Tiger, no? Questo giro sono andato alla Teddy, ho comprato questo set di matite da provare, viene 6 euro, europeo, sì, 6 euro, andiamo a vedere anche come colorano, però siccome non mi fido mai... soprattutto per la pelle utilizzo delle matite un po' più professionali, questa Polychromic della Faber, che questa devo stare attento perché potrebbe anche segnarmi di brutto la pagina, no? Perché è a base d'olio, se non sbaglio. Questa invece è una matita, vediamo un attimino come mi trovo, come vi dicevo, una Super Giotto, molto cerosa, quindi si può tranquillamente colorare senza problemi. Quindi andiamo a colorare il nostro insomma il nostro Diabolik. Ah, queste matite non mi paga, non ho nessun tipo di sponsor, ve lo dico, se vi piace disegnare e colorare andate in questi o Tiger o a Teddy, io l'ho preso in questi franchising che si chiamano Teddy. Entri dentro, hanno pennarelli, non sono professionali, ma comunque sono ottimi prodotti, cioè io li ho provati, non ho ancora provato queste matite, ne andiamo a provarle adesso con il Diabolik, ok? Quindi diamo spazio alle matite, ci vediamo dopo. Madonna mia, ma che è nutrattura! Allora mettiamo gli occhiali e iniziamo a colorare, vediamo un attimo. Thank you.
particolari, vedete, si vede qualcosina in più dei colori, vedi? Vedete? Vediamo un po' si avvicinando, si riesce. No, un cazzo. Dai, nonostante tutto è venuto abbastanza carino, non mi sento di aver rovinato niente. Sì, ragazzi, non ve lo vendo, quindi non vi preoccupate che non vi trovate la pagina colorata, rovinata, e quindi non potete gridare. Sì, sto litigando con questa cazzo di webcam. Che poi non, in realtà non è la webcam, ma devo prenderla, come vi ho già detto. Quindi abbiamo colorato la pagina. Ma guarda che bella! Cioè, guardate che bella! Cioè, carino, no? Insomma, ci andate leggero, andate giusto a coprire. Vi posso assicurare che è molto più bella, ripeto, dei colori che ci propongono queste case editrici quando fanno delle nuove ristampe. Quindi, se voi ve le colorate, non avete paura di perdere il vostro prodotto e di rovinarlo. Ricordiamo che questo viene 3 euro, ok? E niente, adesso vediamo un attimino cosa portare, no? Da colorare. Insomma, io ve lo faccio di nuovo vedere con le varie gradazioni di luci, no? Accendi, spegni, anche voi giustamente iniziate a non capirci assolutamente più niente. Questa è il nostro Diabolic Eva Kent colorato, ok? Questi qua della Teddy che ho comprato, queste matite non vanno bene per colorare i vostri fumetti, nel senso che continuo a preferire delle matite più pastose, se volete farlo, proprio perché appena tocco il foglio lascia diciamo così il colore immediatamente, l'altra rischia veramente di bucare l'albo, ok? Ci vediamo alla prossima, ragazzi, vediamo un attimino e cosa colorare. Il Tex l'abbiamo, insomma, l'abbiamo passato, e ci vediamo alla prossima e decidete e aiutatemi voi a capire cosa colorare. Non so se torniamo a fare un manga o magari, ecco, magari qualche altra casa editrice, la Bax ad esempio, ecco, magari la Bax, visto che naturalmente non calia perché l'ho letto non vi ho portato neanche niente, come vi ho detto, perché insomma il fantasy non mi piace, quindi ho preferito evitare. E quindi questo cos'è? L'11, con Diabolic finisco la stagione il 12. Non so se continuarla, sinceramente. Mi ero promesso, appunto, come vi ho già detto, che avrei fatto fino al numero 50 dell'Anastatica, che veniva 6 euro a botta al numero settimanalmente, e poi ho deciso di prendere questa stagione per affiancarla. Mi sembrava una cosa carina. Non so dirvi se continuare a prendere, sinceramente. Magari, ecco, visto che si vendono moltissimo ai mercatini, li trovi anche a 1 euro, magari prendo delle stagioni intere di albi vecchi da tenere, ecco, perché comunque sono piacevoli da leggere, ecco. Ad ogni albo non trovo che ci sia questo capolavoro, no? Si parla tantissimo del Diabolic, proprio perché il Diabolic è una bella idea del passato che continua ad appassionare i lettori e, secondo me, anche giovani, ragazzi. Ancora adesso, e vedo che insomma non manca neanche di portarci certe cose tipo film, eccetera, eccetera. Ok? Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima e iscrivetevi al canale, commentate se avete da dirmi qualcosa su Diabolik, se siete degli appassionati, cosa pensate di questa colorazione. Tanto se dite che è una merda, lo cancello il commento, quindi vi conviene dire che è una figata. Ok? Ciao, alla prossima.